Presidente, il piccolo certamen giunto alla conclusione, premiati i meritevoli. Sì, diciamo che il certamen è ormai diventata un po' una sorta di tradizione per il liceo classico di Civitavecchia. Quest'anno è stato dato maggiore rilevanza al certamen, al cosiddetto piccolo certamen, e devo dire con molta intelligenza, perché questi ragazzi piccoli, perché sono scuole medie e ginnasio, intanto sono impegnati in qualche cosa a loro, soprattutto per le medie, disconosciuto come il latino, ma soprattutto sono interessati a fare qualche cosa in maniera sì competitiva, ma una competizione sicuramente molto formativa. Anziché. Io ho visto molto entusiasmo in questi bambini, lo dicevo prima, che vedo meno chiaramente in i partecipanti al grande certamen, al certamen vero e proprio. Questo è un fatto che deve far riflettere e ci deve far lavorare, chiaramente ognuno per quanto di corre di competenza, noi diamo una piccola mano, non è che si sia determinanti dal punto di vista della fondazione, però è bene continuare su questa strada, perché intanto il liceo classico viene conosciuto e apprezzato sempre di più, e qui non faccio forse pure un po' di partigianeria, ma è chiaro che il liceo classico è una delle scuole più importanti nella storia, oserei dire, quindi è bene che mantenga certe prerogative che vengono fatte conoscere ai ragazzi, e ripeto, vedo un grande entusiasmo da parte dei ragazzi, e questo è un fatto sicuramente positivo, così come è positiva la presenza dei genitori che tutto sommato fanno da supporto anche a certe scelte. Sicuramente ci sta dando soddisfazione questa idea che abbiamo avuto un po' di anni fa di far partire parallelamente al grande certamen un piccolo certamen. Considerazione fatta rispetto alla crisi dello studio delle materie umanistiche, quindi ci dobbiamo avvicinare i ragazzi prima di arrivare alle scuole superiori, e devo dire che abbiamo avuto una crescita sia nel numero ma sia nella qualità. Quest'anno veramente in alcuni casi c'è stata la difficoltà di individuare la versione fatta meglio, perché tanti si sono dimostrati all'altezza della situazione, e l'entusiasmo che sicuramente oggi ci hanno dimostrato sotto tutti gli aspetti, che ci dà una grande soddisfazione. È una strada che dovremo perseguire, che dovremo ampliare ancora di più.